Siamo questo pomeriggio in compagnia dell'artista Nocciolo Reti per presentare la sua nuova mostra, Primavera. Signor Reti, ci presenti un po' questa mostra, ci dica come nasce l'idea, anche perché lei viene da un altro stile, diciamo. È anche la prima volta, quanto ho capito, in questo stile qui. Da come nasce questo cambiamento, più che altro? Sì, allora io di solito ho fatto le silhouette, come le vedete là, però erano senza colore. Ed è stato un esperimento. Un esperimento che è stato buon fine, anzi ero un po' resti a questo collegamento tra scultura e colore, ma sperimentando vengono anche gli esperimenti buoni. Questo è stato un esperimento buono. Come mai devi farlo in un'attività commerciale? Perché comunque da quanto ho capito ci sono stati dei movimenti appunto che vanno a unire sia l'arte che appunto quello che è il commercio. Sì, guarda, questo io ammiro l'imprenditrice, che veramente è una persona in gamba e potrebbe essere contagioso per gli altri negozianti qua di Catanzaro, che può essere una cosa molto positiva, perché l'arte è tutto un insieme, no? È come se il successo viene anche da queste cose qua. C'è un correlamento quindi secondo lei tra quello che potrebbe essere l'arte e quello che è effettivamente il commercio per la nostra città? Sì, sono due elementi che secondo me possono passare bene, perché vedi, c'è un giro di gente, si anima il negozio, potrebbe animare tutta la città, ed io spero che si vada verso questa per ampliare un po' Catanzaro. Sì. Ma da dove nasce la sua passione? Com'è nata? Questa è una domanda che mi fanno quasi sempre. A me io le dico che non nasce, ma è dentro di noi, che poi è come un fiore che alla maturità esplode. La sua mostra è già in procinto? Sì, ce ne sono tantissime. Bisogna avere adesso un po' di tempo e organizzarsi. Ha già qualche cosa in mente sempre su un'attività, oppure pensa di fare una mostra sua? Sì, mi piace, ho un'idea di lavorare su questo genere di pannelli, perché come vede piace tanto. Anche la parola a chi c'è dietro queste mostre, quindi chi mette l'impegno nella nostra città per poterle realizzare. E dateci la vostra opinione e soprattutto se secondo voi è ben riuscita. Decisamente sì, il pubblico come sempre a queste iniziative recepisce, è molto sensibile all'arte a Catanzaro. Il progetto rientra in un progetto più a 360 gradi che riguarda proprio la iogurteria e che prevede la collaborazione con ben 12 artisti. Nocciolo Reti approda per la prima volta la pittura, lo fa con queste opere omaggio alla primavera, e sono delle opere che riempiono veramente di gioia e di vitalità il pubblico. Assolutamente sì, ma poi quello che si sta cercando di realizzare, attenzione per l'arte, facendo sì che finalmente essa non sia più predominio di pochissime, di una nicchia, ma che venga messa a disposizione. Mi permetto di dirla perché è stata una scena bellissima. Ho assistito a chi ha allestito questa mostra, mi ricordate un attimo il nome? Giuliana, ho assistito a Giuliana che parlava con sua figlia spiegandole, una bambina di 9 anni, in un momento emozionatissimo, spiegandole questa installazione con questa bambina con gli occhi sgranati che stava a sentire cosa diceva la mamma guardando e seguendola sulle installazioni e dimostrando che questa è l'unica via. L'arte. Cominciare dal basso nel senso dell'età e rendere l'arte fruibile a tutti. L'arte non ha età, sì. In Dostoevsky, nell'Idiota, a un certo punto si legge che la bellezza salverà il mondo. E la bellezza è arte, c'è poco da fare. Quindi questa è l'unica via, soprattutto in un momento in cui ci piovono sulla testa venti di guerra, penso che dedicarsi a queste cose sia l'unico messaggio.